Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento dello Schizzo 03 Channel. Oggi andremo ad effettuare la pre-recensione e l'unboxing direttamente in un unico video del set Technic 42008 Service Track. Il set, questo, è un set del 2013, è composto da 1276 pezzi e il costo di listino Lego è di 109,99 euro, però l'ho visto anche in giro a 119 e a 129. Io personalmente l'ho acquistato circa un anno fa, un po' di più, a 82,50 euro o 82,59 euro. Comunque meno di 83 euro. Il set è dotato già di power function incluse. Le power function incluse sono queste che potete vedere. E il motore in dotazione e le power functions è il set 8293. La scatola è bella grande e corposa, questa è la mia spanna. Come potete vedere, abbastanza larga, poco meno della mia mano, e la scatola, come bella grande, molto bella. Purtroppo non è intonsa perché, per la curiosità di vedere cosa c'era dentro, l'ho aperta subito, ancora un anno fa, e dopo l'ho richiusa con lo scotch, come vedete qua, e poi l'ho riaperta in questo istante per fare l'unboxing. Dietro possiamo vedere anche il Model B, però le istruzioni si evince da questa scritta, che non sono all'interno, ma bensì direttamente sul sito internet. Dopo magari insieme vediamo se ci sono o non ci sono. Colgo l'occasione per dire che quando farò la recensione di questo set 42008, la recensione sarà anche questa, visto l'importanza del set, in HD a 720p. Niente, il set, non so, 1286 pezzi, io intendo godermelo tutto. Più di 5-6 ore sicuramente per costruirlo. Poi io personalmente ho una cura maniacale nell'attaccare gli adesivi e quindi ci vorrà del tempo. Comunque, niente, ragazzi, il set è bellissimo. Adesso passiamo all'unboxing e vediamo. Oh, bene, al suo interno vediamo un sacco di confezioni che non sono numerate come tutti i Technic. Allora, una, due, dove vediamo i tubi pneumatici, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bustine dei pezzi, 15 che è dove c'è il motore, 16 il vano porta batterie e le varie power function. Vediamo i manuali di istruzione. Eccoli qua. Questi non ho ancora aperti, vedete che il sigillo è ancora chiuso. Credo ci sono tre manuali, come vediamo, 1, 2, 3. Sono tre manuali di istruzione per costruire questo bel set. Il set è bello, bello, bello. Essendo già con le power function incluse, secondo il mio punto di vista è un bel prodotto. Adesso, per procedere, comincerò a dividere i vari pezzi e costruirò questo fantastico set. Diciamo che è più di un anno, appunto, che ce l'ho in casa, è più di un anno che non vedo l'ora di montarlo. Solo che, appunto, quando si montano i Lego bisogna essere tranquilli e concentrati e che nessuno dia fastidio. Ciao a tutti ragazzi, seguitemi sullo Schizzo 03 Channel e ne vedremo delle belle. Aiutatemi a migliorarlo, magari se volete collaborare con me mandandomi qualche indicazione o aiutandomi a fare una sigla per montare i video.
Qualsiasi cosa. Ciao a tutti ragazzi, buon proseguimento di feste e buon 2015. Questo, tra l'altro, è il primo set che costruirò nel 2015. Ciao a tutti!